Questo è il nome con cui si designa un gruppo di artisti russi legati alla proprietà terriera del mecenate Savva Mamontov. Mamontov, che fece fortuna costruendo ferrovie, acquistò il terreno ad Abramstevo per dare ospitalità ad artisti di fama, alcuni dei quali si fermarono per molti mesi durante l'estate. Un luogo in cui godere degli stimoli del paesaggio circostante e della compagnia di artisti e letterati. Uno di essi, Viktor Vaznikov, disse di Mamontov: «C'era in lui una sorta di corrente elettrica che accendeva l'energia delle altre persone. Dio gli donò lo speciale talento di stimolare la creatività negli altri». Tra gli artisti che frequentarono la colonia ricordiamo Vaznikov, considerato una figura chiave del movimento neorusso, Polenov, specializzato in soggetti storici, paesaggi, dipinti di genere, Repin, che rappresenta con la sua opera una delle più significative manifestazioni della cultura artistica russa della seconda metà del XIX secolo, Serov, grande ritrattista, e Vrubel, artista che sviluppò la sua arte in tutte le forme. Il terreno venne acquistato da Mamontov nel 1870 e da allora fino verso la fine del secolo diede ospitalità alla colonia di Abramstevo. La colonia prese vita ad Abramstevo, circa 60 km a nord di Mosca, in Russia. Non si tratta di un movimento vero e proprio, quanto della manifestazione del più sincero mecenatismo. La colonia di Abramstevo ci permette di capire quanto un tempo i più fortunati da un punto di vista finanziario aiutassero e sostenessero le arti e la cultura. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!